Mariella Nava, quanti Sanremo? Ma ho perso il conto, comunque sicuramente sono due da nuova proposta, due da autrici importanti come mi vuoi per De Crescenzo, Spalle al muro per Renato Zero e forse un'altra sei volte come Big, di cui una anche ospite di Minghi. Tutto Quindi, facciamo il conto, non lo so. collaborazioni importanti, quali di queste l'hanno accresciuta artisticamente? Beh, tutte, perché ognuna nel suo genere ha creato in me un presupposto di acquisizione di qualcosa di nuovo. E ogni volta che ho potuto collaborare con grandi artisti, per me era sempre un valore aggiunto, quindi devo dire che non toglierei neanche un tassello della mia storia fino a qui. Quindi, Renato Zero, Minghi per esempio? Tutto, Renato Zero, la sua estrosità, la sua versatilità, la sua follia sul palco, ma anche la sua presenza scenica. Mentre Minghi, la riflessione, lo stare avanti, perché noi proponemmo qualcosa che aveva a che fare col futuro, non a caso si chiamava Futuro come te, e parlammo di un chattare, i nostri pianoforti erano quasi computer, uno di fronte all'altro, quindi. Scrivemmo una storia che poi adesso la troviamo nel mondo, social network, no? Ci si Esatto. collega, infatti dicevamo noi che sappiamo viaggiare in poco meno di un secondo, aveva questo valore e sulla copertina mi ricordo che già scegliemmo una simbologia che aveva a che fare appunto con internet, la chiocciola e tanti altri simboli, la Si faccina. sente arrivata? Mai, no, mai, no, assolutamente no. Progetti futuri? Progetti futuri sono sicuramente scrivere, continuare a scrivere musica e poi avere a che fare con tutta l'arte possibile, quindi incontrare letteratura, teatro, cinema se possibile. Cosa pensa di questi concorsi canori che vanno in televisione? Ma esistono comunque, al di là del mio pensiero, che possa essere positivo o negativo. Diciamo che la televisione ha cambiato molte delle abitudini del nostro vivere e quindi anche della cultura, se si può dire cultura. E se si devono cercare lì i talenti, credo che bisognerebbe spostare la formula dei criteri di scelta. E indubbiamente non avremmo mai avuto un De Gregori se gli fosse stato chiesto all'epoca di cantare My Way, giusto per fare un esempio.